La discarica Tremonti, un capitolo chiuso. Secondo il comitato imolese, vediamoci chiaro, tutt'altro. In una conferenza stampa, infatti, il comitato ha accusato ERAS di star proseguendo con la sopraelevazione della discarica nonostante il parere negativo rilasciato dal Consiglio di Stato e ha chiesto un incontro con il commissario prefettizio Nicola Izzo alla guida del comune di Imola dopo le dimissioni della sindaca Manuela San Giorgi. Notizie che hanno allarmato anche i cittadini di Riolo Terme, con le opposizioni pronte a chiedere conto alla giunta in consiglio comunale. Sicuramente noi esprimiamo pieno sostegno alle posizioni espresse dal comitato Vediamoci Chiaro, che ha ribadito l'irregolarità con cui si sta muovendo ERA in questo momento. Ovviamente doveva essere applicata la sentenza, che per noi è stata una vittoria importante, e quindi non provvedere all'ampliamento della discarica. Tra l'altro è stucchevole sentire Bonaccini definire in campagna elettorale la discarica Tremonti un capitolo chiuso, quando invece poi la Regione, in accordo con ERA, lascia procedere questo tipo di istanze. Credo che la situazione sia assolutamente grave e non conosciuta dai cittadini. La preoccupazione c'è, bisogna in questo senso mobilitare una forte azione di sensibilizzazione. In quanto consigliere comunale interverrò per chiedere chiarimenti naturalmente al comune e al sindaco, che appunto fa parte anche di ERA come consiglio d'amministrazione, in merito a quello che sta accadendo, perché la situazione rischia di sfuggire sotto il controllo e soprattutto di essere fatte delle azioni che vanno contro le sentenze della magistratura.